96, quindi sono quasi 40 anni, dall'idea della mia mamma che è farmacista e del mio papà che invece è avvocato, in un momento in cui di biologico assolutamente non se ne parlava neanche nell'alimentare e il naturale nel cosmetico era inaudito. Io ho sempre detto che i miei genitori sono stati pionieristici in questa scelta e noi ci ritroviamo comunque a parlare di tematiche molto attuali, molto che sono rientrate fortunatamente anche diciamo nei media, sono trattate ampiamente, quindi io penso che finalmente si possa arrivare a un biologico per tutti. Una curiosità, una domanda, mamma. Come fate a destreggiarvi voi nella stragrande offerta che c'è oggi nel campo del biologico? Perché ci sono tantissime realtà che si spacciano per biologiche e sappiamo non esserlo, mentre ce ne sono di alcune serie, eccetera. Come fate voi a distinguere? Perché non credo che sia facile la distinzione. Non è facile soprattutto comunicarlo e non è facile per una piccola media impresa che comunque non ha le possibilità di comunicazione di una multinazionale. Diciamo che rifacendo velocemente un po' la storia del biologico è nato sicuramente dall'alimentare, dove comunque ha dato un grossissimo contributo anche all'agricoltura sostenibile. Quindi, oggi l'alimentare si ritrova con una legge molto chiara che definisce quello che è biologico, quello che non lo è, come si deve coltivare il biologico, il tipo di pesticidi ammessi e non ammessi, mentre invece nel campo cosmetico la legge che definisce addirittura il naturale non c'è ancora. Quindi, è nata l'esigenza, diciamo 15 anni fa, dell'ente certificatore, che è un ente che sulla base di consulenze di tecnici va a vagliare per il consumatore il prodotto biologico. Quindi il prodotto certificato certamente ha già un valore noto, Sì. più tangibile. Poi ovviamente si possono fare molti distinguo perché ci può essere il piccolo produttore che non ha la forza di certificarsi, ma che comunque rispetta dei protocolli e quindi si ha quello che può essere un prodotto, diciamo, biologico artigianale, chiamiamolo, che quindi anche se non è certificato, è un prodotto comunque, mi viene in mente il miele dell'apicoltore del paesino in montagna. Che magari risponde anche meglio, voglio dire, ai canoni del Esattamente, biologico. e che semplicemente magari non è certificato perché non è strutturato come piccola azienda, ma è ancora più piccolo, quindi lì poi la scelta consapevole di ognuno chiaramente diventa determinante. Come si è arrivati al recupero degli ingredienti alimentari biologici in campo della cosmetica? Perché per noi, così visto da fuori, da profani, sembrerebbe essere un po' un ritorno al passato, cioè un recupero delle ricette della nonna, giusto? Esatto. Ecco, invece immagino che ci sia una ricerca ben diversa alla fonte. Invece diciamo che sicuramente in campo cosmetico l'ingrediente naturale, biologico se possibile e di derivazione alimentare, no? È un ingrediente che può essere o funzionale e quindi qui chiaramente io vado ad utilizzare le proprietà botaniche di quella determinata pianta. Esempio più banale, l'aloe è idratante. Che conosciamo tutti, l'aloe è idratante, quindi l'aloe sicuramente in un cosmetico è un ingrediente funzionale che svolge in questo caso la funzione idratante. Poi, se abbiamo tempo, possiamo nominare tantissimi altri che possono avere più o meno differenti funzioni. Magari è interessante per tutti, poi facciamo delle domande, Approfondirlo. esatto, in quel senso. Poi ci sono invece degli ingredienti, però diciamo che non è tanto importante l'ingrediente che uno usa nel cosmetico, non solo, ma è importante anche il tipo di cosmetico, del tipo di contesto formulativo, perché io posso utilizzare l'aloe in una crema piena di ingredienti sintetici e ecco fatto che il valore dell'ingrediente naturale o biologico viene meno.
E quindi ci sono una serie di ingredienti naturali che sono considerati, chiamiamoli un po' eccipienti, no? Con un termine che deriva più dal farmaco. Sì. Ok, quindi io invece di usare il silicone piuttosto che la vaselina andrò a lavorare con l'olio di oliva, il burro di oliva, quindi le fasi grasse. E poi ci sono anche degli ingredienti tecnologici che derivano proprio dalle biotecnologie, che svolgono la funzione di carrier di un ingrediente che da solo non riuscirebbe a raggiungere, a penetrare nella nostra pelle, per esempio i vettori degli aminoacidi che derivano dall'olio di cocco, quindi avremo palmitoil e poi una parola che riporta un aminoacido, vuol dire che l'acido palmitico che mi deriva dalla palma da cocco mi trasporta l'alanina piuttosto che la cisteina a seconda dell'aminoacido che io voglio usare, e qua si apre uno specchio sull'antirughe che è interessantissimo. Quindi io li dividerei un po', diciamo, in tre classi, perciò sicuramente ci sono gli ingredienti della ricetta della nonna, di cui il primo può essere il miele, però oggi la biotecnologia porta anche tanto che comunque in casa non riesci a fare, ma che deriva proprio da un processo di lavorazione.